Ebbene, non ebbene, amici ascoltatori, mi trovo qui nel mio giardino della Val Gardena. Avete appena visto naturalmente questa nuova trasmissione di Paolo Pecora con il suo nuovo brevetto che mi ha lasciato veramente a bocca aperta, mi ha lasciato, è vero o non è vero? L'Italia, sappiamo tutti che è un'Italia piena di inventori, gente che veramente è capace di fare tante cose, ma questo Paolo Pecora veramente vi fa lasciare a bocca aperta, è vero o non è vero? Fai bravo Fiorino, non berti il vino, è vero o non è vero? Io dicevo semplicemente una cosa, guardiamola tutti questa trasmissione, perché questi nuovi brevetti mi piacciono e continuerò sempre a guardarli. Arrivederci e grazie, buon Dio, è vero o non è vero? È vero o non è vero? Fai bravo. Ciao ragazzi, sono proprio io, sono venuto apposta da Genova fin qua perché voglio vedermela questa trasmissione, che a Genova non si vede, tutto pecora, anzi vi dirò di più, vediamocela insieme così ci facciamo due risate che mi fanno impazzire. Ciao, vi voglio bene, ciao. Carissimi fratelli e sorelle, buone, perdonatemi, il mio italiano, ano, io sono venuto, nudo, apposta fino qui in Calabria, Abria, per vedermi questa trasmissione, one, di tutto pecora, e non me la voglio perdere. Ciao ragazzi, sono proprio io e mi trovo qua perché fra poco vedrete un nuovo apparecchio di Paolo Pecora che è veramente eccezionale. Lui per questa invenzione è veramente fantastico e quindi di fantastico non dobbiamo parlare, però possiamo parlare di una cosa, che speriamo che Paolo faccia qualcosa anche per me, perché voi sapete che la memoria viaggia parecchio nel mio cervello, ma non riesco mai a dirla. E godetevi naturalmente questo nuovo apparecchio e poi ditemi qualcosa. Ciao.